Entriamo ora nel mondo di uno strumento che ha ancora a che fare col soffio, con l'aria. Ma questa volta si può quasi dire che sia lo strumento stesso a respirare. La storia di questo strumento sa un po' di leggenda, poiché narra di un viandante che più di 100 anni fa vagava per i paesi nel mezzo dell'Italia, portandosi dietro una strana scatola da cui uscivano suoni speciali. Un giorno il curioso Paolo Soprani, incontrando quel viandante, sentì quei suoni e smontò la scatola per capire come funzionasse. Fu così che, provando a ricostruire una scatola simile, venne creata la fisarmonica. Lo strumento che da solo ha la capacità di suonare quasi come un'orchestra. E il suo nome, che significa soffio armonico, ci fa capire qualcosa di unico. Avete sentito? Respira! Sembra uno strumento vivo, vero Gianluigi? Proprio come noi, la fisarmonica per vivere, per suonare, ha bisogno di aria che entra nel mantice, la parte centrale che si apre e si chiude. E sono poi le dita di Gianluigi che, muovendosi sui tasti bianchi e neri da una parte e su quei bottoncini bianchi dall'altra parte, creano la musica. Ascoltiamo che musica! Allegria! Ascoltando il suono della fisarmonica, ci viene subito voglia di danzare, di fare festa! E la fisarmonica, fin dalla sua nascita, ha avuto proprio questo ruolo: portare gioia nei paesi in cui risuona. Certamente è facile da trasportare e permette anche di muoversi mentre la si suona. E Marco? Marco, sei tu? Marco, ciao! Stai vagabondando? Immagino che sarai impegnato con la tua fisarmonica a rallegrare feste e paesi. Ma facci un po' vedere. Che capolavoro! Questa fisarmonica è stata costruita proprio per te. Sapete, le fisarmoniche sono costruite quasi completamente a mano da persone che con grande passione e precisione uniscono un pezzo dopo l'altro. E tutto questo in Italia. Ecco perché non esiste una fisarmonica uguale ad un'altra. Abbiamo capito che la fisarmonica può essere uno splendido compagno di viaggio, ovunque si voglia andare. Nel tempo la fisarmonica è stata sempre più apprezzata in molti altri ambienti. Sentite un po' cos'altro può suonare? Grazie Marco e Gianluigi per l'allegria che ci hanno portato le vostre fisarmoniche.
Continueremo presto il nostro viaggio alla scoperta degli strumenti musicali, magari portandoci una fisarmonica.